va bene. Allora, sì, dedichiamo la lezione Lei, lui, Nishmat, Frida, Bat, Yosef. Allora, oggi io vorrei più o meno concludere la parasha di Kitissa. E la concludo con un episodio molto strano. Ok, allora troviamolo. Guardate, cambio occhiali, non ci vedo. Ci vedo sempre meno. Questo è l'annuncio che volevo farvi. Okay. Accendiamo le luci. Sì, magari sì. Sì, accendetene un po', scusate, tutte quante quelle che ci sono, grazie. Tu ci dovresti vedere. Tu ci vedi. Ah, questo. Non sono una cattiva idea. Ok. Allora, l'ultima parte di questa parasha, la fine della parasha. La fine della parasha è occupata da due cose. Una la commenteremo solo, anche se è molto importante, però la commenteremo solo in parte, una la commenteremo un po' di più. Ve la leggo, la fine di questa parasha, proprio l'ultima chiamata della parasha. Vediamo Hashem el Moshe, che tov lecha et adevarim ha'el, che al pia adevarim ha'el, karati itzecha berit vet Israel. E disse Dio a Moshe, scriviti queste cose, perché sulla base, letteralmente sulla bocca di queste cose, io ho stabilito un patto con te e con il popolo ebraico. Vaisham im Hashem 40 yom ve-40 laila, lechem lo achal u'maim lo shata, ve'chtov al aluchot et divrei berit aseret ha-devarim. Fu lì con Dio 40 giorni e 40 notti, pane non mangiò e acqua non beve, e scrisse sulle tavole le parole del patto, le 10 parole. Quindi, primi versi di questa ultima parte della parasha parlano molto chiaramente dei 10 comandamenti, parlano molto chiaramente delle tavole, e siamo davanti alle cosiddette seconde tavole. Siamo alle seconde tavole della legge che verranno date a Mosè e che Mosè finalmente consegnerà al popolo ebraico, perché la cosa e l'altra passano, devo passare 120 giorni, devo rifare un po' i calcoli. Ah, vabbè, dei giorni, non dei... No, non passa, alcuni mesi. Okay. Allora, la cosa, non ve lo dico subito quanto passa. Allora, no. Penso 40. Credo che siano 120, sì. 120, perché sono morti. Sono 4 mesi. 4 mesi. 4 mesi, sì. Prima e secondo, dopo 4 mesi. Ok, circa 4 mesi. 30 giorni. Sì, sì, il calcolo è abbastanza facile da fare, soltanto che bisogna poi prendere un po' di punti di riferimento.
le prime tavole, i 10 comandamenti sono il 6 di Sivan, poi il vitello d'oro e il ritorno di Mosè, il 17 di Tammuz, le seconde tavole di Yom Kippur. Quindi questo è più o meno 10 di Tishri, sono 4 mesi. Allora, sono le seconde tavole. C'è una cosa strana in queste seconde tavole. La cosa strana che viene detta è Alpi Adevarimael, che vuol dire sulla base di queste parole io stabilisco un patto. Allora, qui viene stabilito un patto, tanto per cominciare, c'è questa cosa del patto, che non c'era nel, o meglio, non c'era perlomeno nella parasha di Itro. Il patto non l'abbiamo visto nella parasha di Itro, l'abbiamo visto poi in un patto molto strano, se ve lo ricordate, nella parasha di Mishpatim. Qui invece viene chiaramente detto che viene stabilito un patto. Un patto al Pia Devarimel. La cosa che nota nel Chachamim è che qui si tratta di Pi. Si usa la parola bocca. Perché si usa la parola bocca? Perché secondo il Chachamim il patto viene stabilito sulla Torah Shebe al Pe, cioè sulla Torah orale, non sulla Torah scritta. Il patto di cui si parla qui è quello sulla Torah orale. Quindi qui avremo qualcosa che si riferisce alla Torah orale. Ne faremo cenno dopo, però prima volevo fare un'altra cosa. Okay. Quindi comunque il patto sulla Torah orale. Dopodiché Moshe scende. Vai beredet Moshe me al Sinai, usne luchot ha'edut beyado, e avvenne, quando Moshe scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza erano nella mano di Moshe, berid tominar, nel scendere dal monte, un Moshe lo yadà, e Moshe non sapeva, chi karan ol panav, che risplendeva, rifletteva luce, o emanava luce, la pelle del suo viso. Bedabberò itto, nel parlare con lui. Ok, vayar Aaron vechol bene Israel et Moshe, e videro Aaron e tutti i figli di Israel Moshe, veinne karan opanav, e vedono che risplendeva, che emanava luce, eccetera, eccetera, vairu migeshet elav, ed ebbero timore di avvicinarsi a lui, quindi le persone si allontanano. Quando vedono il Moshe che emana luce, si allontanano. Vai creare Moshe, vai uscire elav, e li chiamò Moshe e ritornarono da lui, Aaron e Kola Nesim, Aaron e tutti i capi tribù, באדא, קומיתא, וידבר משה להם, משה פרלו עלו. ואחרי כן, ניגשו כל בני ישראל, ודופדיקה, סי אביצ'ינרנו, תותי פידי ישראל, ויצווה מכל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. וליקומנדו, תותו צ'וקי, אביבה, דטו עלוי, השם, סול מונטה סיני. אביאמון רי אביצ'ינמנטו גדואלה. אביצ'ינמנטו גדואלה ואין לקווסטו מונטו, פרימה. Moshe chiama, non per cominciare, lì li chiama, si avvicina a Moshe Aaron, si avvicina a Inesim, capi tribù, poi dopo parla con loro e dopo si avvicina al resto del popolo. Vachechem, Nixupo Benesel, eccetera, eccetera. Vachal Moshe mi daber Elohem, e Moshe finì di parlare con loro, vaitem al panav masvet, e mise sul suo volto un velo. Uvò Moshe lifnei Hashem le daberito, e quando Moshe andava davanti a Dio per parlare con lui, yassir et amasve alzetò, e toglieva il velo fino a che non usciva, veyazzave diber el bene Israel et asher yetzuve, e usciva e parlava con i figli di Israel tutto ciò che gli veniva comandato. Veraù ben Israele et pene Moshe, chi caran ol pene Moshe, e videro i figli di Israele che il volto di Moshe, che era la pelle emanava luce, e
Reshiv Moshe et Amasve al Panav. Moshe si rimise il velo sulla faccia ad Boled Abedito fino a che non veniva a parlare con lui. Allora, qui abbiamo un episodio assolutamente strano, molto particolare, che è questa storia di Moshe che emana luce. Emana luce. Episodio molto famoso per un motivo. Qual è il motivo? Qual è il motivo per cui l'episodio è famosissimo? Che c'è anche un quadro, una statua, quella con le corna praticamente. Michelangelo. Mosè di Michelangelo. Ah, ecco cosa? Il Mosè di Michelangelo, che però invece della luce, dei raggi di luce, mette le corna. Terribili corna. Le corna. Ok, allora è famosissimo per questa, per l'interpretazione di Michelangelo, che non è l'interpretazione di Michelangelo, perché Michelangelo non è che se l'è inventata la faccenda delle corna. L'interpretazione, se lo dico, non è inventata, comunque neanche l'interpretazione delle corna è inventata. Ok, l'interpretazione delle corna è l'interpretazione cristiana classica, è l'interpretazione che c'è nella Vulgata di Girolamo, di San Girolamo. Non necessariamente. È un'interpretazione sbagliata. Non necessariamente antisemita. È un'interpretazione sbagliata. Sbagliata secondo tutti i commentatori, poi vediamo perché è sbagliata. C'è una serie proprio, in realtà non vi spiegherò perché è sbagliata, nel senso che per spiegarlo dovrei fare una cinquantina di citazioni diverse sull'uso della parola. Allora, vi dico il motivo dell'interpretazione, così usiamo tanto per cominciare da questo. La parola Keren può voler dire due cose. Nella Torah, nel Tanakh, può voler dire due cose. Keren può voler dire corno, una invenzione, e carne, rehem, carnav. Carne, rehem sono le corna degli animali, le corna del bue, vengono chiamati Keren. Ok, quindi il Keren è un corno. Okay? Ok? Quindi il Keren è un corno. Questo non è inventato. Non lo inventano la cosa Keren. Il problema è che qui, che Keren vuol dire anche un'altra cosa. E ci sono almeno un centinaio di pesuchini, un centinaio di diversi, in cui vuol dire raggi di luce. Keren vuol dire raggi. Carne, or. Carne Hashemesh si dice, i raggi del sole si chiamano Carne Hashemesh, ok? Quindi in realtà la stessa parola, punteggiata allo stesso modo, scritta esattamente allo stesso modo, ha due significati diversi, okay? Niente di strano, l'ebraico è pieno di queste cose. È una scelta lo stesso. Sì, assolutamente, è una scelta. Porterò un'interpretazione dell'unico commentatore ebreo che dà questa interpretazione, vedrete che può essere anche una scelta interessante. Ok. Anche se guarda l'interpretazione la dà in chiave metaforica, poi vedremo. Non che sia la cosa, ma in un altro modo. Comunque. Allora, l'interpretazione, però, a parte l'interpretazione, ripeto, della Vulgata di Girolamo, che poi viene riportata da... Scusate, Vulgata sapete tutti cos'è. Vulgata è, per chi non lo sapesse, la Vulgata è la traduzione cristiana ufficiale della Torah. Okay? La traduzione ufficiale della Torah. Questo significa, attenzione, che un buon cristiano non dovrebbe leggere fino a poco tempo fa, anche tanto tempo fa, non poteva leggere un'altra traduzione.
Ora, la Vulgata ne combina di tutti i colori, ma di tutti i colori. La Vulgata è una falsificazione voluta e decisa della Torah in molti casi, ok? Volutamente. Pensate soltanto ai 10 comandamenti, sparisce lo Shabbat, per esempio, ok? Nei 10 comandamenti lo Shabbat sparisce, ok? Ricorda di santificare le feste, non è più Zachor Yom HaShabbat VeKadeshah, non c'è più il ricordo del giorno dello Shabbat per santificarlo, ma è solo una, ce ne sono quante ne volete. Questa cosa qui non è la più grave, lo assicuro, non è assolutamente la più grave cosa della Vulgata, e ha, ripeto, una qualche base che va data su una, più che sinceramente io non credo che ci sia, non lo so se c'è una volontà antisemita, non lo so, c'è però, c'è sicuramente una cattiva interpretazione, questo qui c'è più che altro una cattiva interpretazione, anche perché in realtà questa interpretazione l'abbiamo in una traduzione cristiana, ma l'abbiamo in un'antica traduzione greca, la stessa tipo di interpretazione, questa delle corna. E quindi in realtà la Vulgata probabilmente prende da quell'antica traduzione greca. Questa è la possibilità che... la... Okay. Sì. Ci dica, piccolissima domanda, molto in dettaglio. La traduzione dell'uomo da cui proverrebbe la donna tratta dalla sua costola, sì, che anche la scuola ebraica ci hanno dato, in età avanzata mia, cioè oltre i 40, mi è stato detto che sarebbe stato più consona come traduzione di fianco, costola o fianco. Possibile che anche la scuola ebraica ci mandasse, no, ci fossero la Vulgata? No, Sela è, Sela può essere. Mi devo preoccupare. Sela può essere costa, può essere costa. Ah, però può essere costa, può essere la costa. È così che si dice, anche l'ebraico moderno si dice costo. Poi le femministe si sono scatenate, si dice questo, cioè, anche l'ebraico moderno si dice costo. Però è vero che Zela vuol dire un'altra fianco. Cosa, anche, vuol dire anche fianco, non solo, nelle parashot che abbiamo studiato, che dovremmo aver studiato, che sono quelle del Mishkan, la parola Zela è usata come parte. Come costa. C'è la parola Zela usata più volte per dire una parte rispetto a un'altra. Quindi c'è una buona base per dire che non vuol dire costa, non vuol dire parte. Comunque tutta quella parte lì è bella complicata da interpretare, non è che sia semplicissimo ogni parola. Però vuol dire che a scuola ebraica non è una traduzione sbagliata, è una traduzione discutibile. Okay. Quindi nella Vulgata viene detto che Mosè arrivò con le corna. Ecco. Su questo non c'è dubbio. Carmeo. Questa è la traduzione della Vulgata. Ok, allora io non entro nei particolari stilistici di questo testo, però avete visto, è un testo bello, è un testo anche che ha una. È un testo poetico. Non è l'uso, lo sottolinea molto questo Umberto Cassuto, commentatore italiano del Novecento, che sottolinea molto la bellezza poetica di questo testo. Testo è un testo alto, volutamente alto, è un testo che invece entriamo nella cosa. Carneo, che cosa sono queste carne? Allora, sono queste carneo? A che servono queste carneo? Perché si allontanano? Perché si avvicinano? Quando è che Moshe mette, a cosa serve il velo? Che Mosè deve mettere un velo? Se Dio gli ha dato la faccia che risplende, si tenga la faccia che risplende. Se Dio vuole che la faccia di Mosè risplenda, perché Mosè deve coprire la faccia che risplende? Questa è la domanda. Ce ne sono tante di domande, se è ben chiaro. E poi, quando tiene il velo, quando non lo tiene? Anche questo non è chiarissimo dal testo, ok? Sicuramente non tiene il velo quando va a parlare con Dio, mentre tiene sicuramente il velo in alcune occasioni. Che succede invece quando parla col popolo? Tiene il velo o non tiene il velo? L'interpretazione è basata sul testo che non tiene il velo neanche quando parla col popolo, anche se il testo è ambiguo, però se andate a vedere con attenzione il testo vi accorgerete che in realtà il testo lo dice in maniera abbastanza esplicita, che non tiene il velo quando parla col popolo. Detto per parentesi, da questo si impara un malachà,
che quando si insegna bisogna guardare in faccia alle persone. Quando si insegna il maestro deve guardare in faccia gli allievi, l'allievo deve guardare il maestro, cioè non deve esserci una separazione fra maestro e allievo, non bisogna guardarsi in faccia, nonostante sia problematico perché le persone si spaventavano davanti a Moshe, però nonostante questo Moshe non tiene il velo nel momento in cui si insegna. Sì, vi dovrei chiedere qualcosa? Volevo chiedere se in qualche altra parte della Torah si parla di queste terre. Questa cosa solo per solo Moshe. Solo Moshe, solo qui, è una cosa assolutamente unica e eccezionale. Questa faccenda è solo unica e eccezionale. Ok. Altra cosa, il testo non è chiaro su una cosa. Allora, cosa dice il testo? Ve lo rileggo. Avvenne quando Mosè scese dal monte Sinai. Le due tavole erano nelle mani di Mosè nel scendere dal monte. E Mosè non sapeva che il suo volto risplendeva. Beddabeot, nel momento in cui parlava con lui. Allora, intanto per cominciare, la notizia ci viene data incidentalmente. Non ci viene detto che il volto di Mosè risplendeva, ci viene detto che Mosè non sa che il suo volto risplende, ma non ci è stato ancora detto che il volto risplende. Prima ci viene detto che Mosè non lo sa e poi ci viene detto che il volto risplende. L'altra cosa, non si capisce bene chi parlando con chi. Chi parla con chi? Quando Mosè parla con Dio, quando Dio parla con Mosè, quando è che succede questa cosa? Ok. Andiamo un po' alla volta, vediamo un po' di rispondere ad alcune cose. Allora, tanto per cominciare, l'interpretazione Carneol come raggi di luce è assolutamente basata, fidatevi, diciamo così, fidatevi, ci sono una quantità enorme di Pesukim che dicono questo. Volevo votarvi l'unico Fafam che che ritiene accettabile questa seconda interpretazione. Cioè, lui accetta l'interpretazione classica della tradizione ebraica, secondo cui sono raggi di luce. Però dice che anche la seconda interpretazione ha una base. Ve lo riassumo, il Chacham è Rabbi Yosef Kaspi, il Chacham Sefardita, è un maestro Sefardita, è un grande grammatico, Caspi dice che secondo lui l'interpretazione potrebbe essere questa, non che Mosè avesse le corna, non lo pensa neanche Caspi che Mosè avesse le corna, dice ma che cosa sono le corna in realtà? Le corna sono il simbolo della forza degli animali, le corna del dio animale sono la forza di un animale, rappresentano la forza di un animale. Che cos'è che Mosè acquisisce nel momento del contatto con Dio, nel momento in cui ha il contatto diretto con Dio, in quei 40 giorni e 40 notti, acquisisce una forza straordinaria, ovviamente una forza spirituale straordinaria, e il suo volto emanava questa forza. Non emanava luce, ma emanava forza. E la cosa che impressiona è la forza. È la forza che emana Mosè, potremmo chiamarlo carisma, chiamatelo in un altro modo, però in realtà quello che emana Mosè è una forza straordinaria che è rappresentata dalle corna come le corna di un animale. Quindi secondo Caspi in realtà è una metafora che rappresenta la forza. E quindi secondo Caspi è legittimo anche interpretarlo come corna, ma nel senso di ciò che rappresentano le corna, che rappresentano la forza dell'animale. Mi sembra un'interpretazione comunque interessante, anche se non è l'interpretazione classica, perché l'interpretazione classica è assolutamente sulla luce, ma è un'interpretazione interessante. Okay. Se si copriva con velo, non penso che si doveva perdere le corna, perché era la luce. Sì, anche questo. Non si capisce bene perché deve coprire il volto, se le corna come sono comunque le Michelangelo che sono sopra, deve neanche coprire, mette un cappello, prima, okay. se veramente no, c'è anche un problema pratico, perché deve coprirsi il volto, se il volto non c'entra,
E dire che questa cosa dell'interpretazione non ebraica delle corna ha scatenato i commentatori più o meno i commentatori medievali. Vi cito soltanto due commentatori, che sono uno è Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, che porta una quantità di prove che l'unica interpretazione possibile è quella dei raggi di luce, e dice che chi dice il contrario è uno stupido e non sa di cosa sta parlando. L'interpretazione più pesante la dà invece Rabbi Avraham ben Ezra. Rabbi Avraham ben Ezra la dà perché non se la prende con i cristiani, ma se la prende con un ebreo, che ha dato un'altra interpretazione che veramente su questo ben Ezra è scatenato. L'interpretazione è che Carme Or vorrebbe dire che Moshe aveva il viso rinsecchito. Okay? Non so come venga fuori con le corna. Aveva un viso che era ossa praticamente, perché è rimasto 40 giorni e 40 notti senza mangiare. Okay. Quindi viso rinsecchito. Ora, questa interpretazione la dà un personaggio assolutamente sconosciuto attualmente, conosciuto, di cui non abbiamo nessuna opera, nessun testo, eccetera, eccetera, è conosciuto soltanto per quelli che polemizzano contro di lui. Questo è l'unico motivo per cui lui è conosciuto. In particolare sono Ibn Ezra e Saadia Gaon, che polemizzano contro lui. Si tratta di un ebreo afghano, okay, dell'Afghanistan, un ebreo che viene definito un poshea, un ebreo peccatore, che tenta in tutti i modi di svilire la Torah. Questo è il suo tentativo. Il suo tentativo continuo è quello di parlare della Torah in maniera squalificante, eccetera, eccetera. E c'è Ibn Ezra, uno che con questi si mette a polemizzare, devo dire, molti commentatori invece non li prendono proprio in considerazione, invece lui invece si mette a polemizzare, fa una lunga polemica contro di lui, chiedendosi anche, vabbè, se aveva il volto scarnificato e rinsecchito, perché la gente scappa. Qua c'è di così terribile nel vedere uno magro, cioè, qual è la cos'ha il che cos'è che fa paura in una cosa del genere, perché deve richiamare, che cosa c'è di questo. Comunque questo per semplicemente come premessa lo che sta facendo. La domanda è che cosa ci sia in questa faccenda della luce che viene fuori, della luce viene nascosta, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo però da un'altra domanda. Con chi parlava? Chi è che parlava con chi? Era Dio che parlava con Moshe? Moshe che parlava con Dio? Quando è che vengono fuori, che viene fuori questa luce? Quando Dio parla con Moshe, quando Moshe parla con Dio? Un commentatore importante, che era Ben Bechai, dice che in realtà non è importante stabilirlo, anzi la Torah volutamente non lo dice. La Torah volutamente non dice se è Dio che parla con Moshe, se è Moshe che parla con Dio. Perché? Perché in realtà quello che rappresentano questa luce emanata è la particolarità assoluta di Moshe. Qual è la particolarità assoluta di Moshe? Beh, è quella che viene espressa in un verso della Parashah e Be'alotecha, in cui viene detto che Dio parla con Moshe bocca a bocca, faccia a faccia. Come si parla, come una persona parla con un amico? Vis-à-vis. E quando si parla, non c'è bisogno di dire chi parla con chi. In realtà io parlo con una persona e la persona parla con me. Tutte e due ci parliamo. Mentre non è così con la rivelazione divina. La rivelazione divina è una rivelazione in cui Dio parla all'uomo, o può essere una preghiera dell'uomo verso Dio, ma non c'è una conversazione, non è mai una conversazione, non è la conversazione fra esseri umani. Il Rabbeinu Bechai dice quello che ci viene a dire quando dice Bedaberoi to, che non si capisce che cosa sia, se è Moshe che parla con Dio, Dio che parla con Moshe, che i due conversano,
che Mosè e Dio conversano, parlano insieme. Ed è questo l'elemento straordinario, il fatto che possono parlare insieme. Non succede con nessuno. Nessuno parla con Dio in questo modo, in cui c'è una conversazione, in cui c'è un dialogo. Attenzione, dei dialoghi ci sono, ma dei dialoghi ci sono in questo modo. L'uomo si rivolge a Dio e poi Dio risponde. Ma qui abbiamo la conversazione come un uomo parla con il suo amico. Questo è, è così che viene definito dalla Torah, come un uomo parla con un suo amico. E questo non c'è da nessun'altra parte, questo è unico. E questo è il verso unico, l'elemento unico che ci viene descritto. L'elemento unico che ci viene descritto è la, l'enorme livello a cui arriviamo. Questo è l'elemento unico che ci viene descritto. Che succede? Che questo elemento unico è un bel problema. Che questo elemento unico, che da una parte è la cosa straordinaria, dall'altra diventa un problema. Lo scappa, le persone scappano, le persone davanti a qualcosa del genere, siamo davanti a troppo, siamo davanti a qualcosa di talmente straordinario che non si riesce a reggere, non si riesce a reggere. Attenzione, vedremo poi perché non si riesce a reggere, è una cosa notevole che dice Rashi su questo, poi lo vediamo dopo. E quindi la domanda è perché non si riesca a reggere. Però la domanda che abbiamo fatto è: che senso ha Mosè che mette il velo, toglie il velo, che richiama, eccetera, eccetera. C'è una spiegazione che dà il Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, uno dei grandi della Spagna medievale, filosofo, scrive proprio tutti questi, scrive di tutto, parla di tutto, no? Sono tutti personaggi molto poliedrici, diciamo così, no? Sono 200 cose, quasi tutti sono anche medici, quasi tutti sono filosofi, ok, vabbè, questa è Al-Bagh. Al-Bagh dice in realtà che quello che ci viene rappresentato è questo, e viene rappresentato il livello straordinario a cui non ci arriva. Viene la luce che emana, rappresenta questo livello straordinario che non arriva, che non raggiunge alcun profeta, che non è patrimonio di nessun profeta, però nello stesso tempo il problema è poi tornare sulla terra. Il problema è tornare sulla terra, cioè o meglio, tornare a un rapporto normale con gli esseri umani. Il velo rappresenterebbe questo, la necessità di coprire quello che viene donato, cioè la necessità di uscire. In realtà, dice Ralbag, per Mosè, mentre per tutti i profeti, il problema è raggiungere la profezia. Il problema è arrivare alla profezia. Noi abbiamo la descrizione delle preparazioni della persona alla profezia. Una preparazione lunga, complicata, che molto, molto particolare, molto tra l'altro, in ogni caso anche molto sofferta questa profezia. Mosè è l'unico che non ha bisogno di prepararsi alla profezia. Mosè non si prepara alla profezia, Mosè parla, okay? Parla con Dio e Dio parla con lui. Qual è il problema di Mosè? Qual è la profezia? La profezia in genere, il rapporto profetico, no? La profezia non vuol dire... La profezia non vuol dire ciò che la persona dice, la profezia è il ricevere la rivelazione divina. Ma cadere. Okay. Ora, per tutti i profeti il problema è arrivare a ricevere questo, e alcuni profeti non ci arriveranno mai, nonostante ci provino, okay? Non ci arrivano mai, ci sono dei profeti che non diventano mai profeti. Per Mosè il problema è esattamente opposto, secondo Ralbag. Per Mosè non c'è nessun problema arrivare alla profezia, la profezia per lui è lo stato naturale, il problema è uscirne. Il problema è smettere di esserlo per riuscire poi a creare un rapporto con gli altri. Il problema è smettere di essere profeta per un momento, il problema è uscire da quella situazione.
Il velo rappresenterebbe questo, uscire da quella situazione, questo tentativo di Mosè di uscire da quella situazione per riuscire a ritornare ad essere un essere umano che ha un rapporto umano, normale con le altre persone, nonostante non lo stia più, in realtà smetta di essere un essere umano normale. Questa è l'interpretazione di Galbaghe, che secondo me è bella, l'unica cosa è che ha dei problemi col testo. C'è qualcosa che non funziona nel testo perché Galbaghe non spiega, oppure la interpreta in maniera diversa, come mai a questo punto Mosè toglie il velo quando parla col popolo ebraico. Se veramente il problema è creare un rapporto con gli altri, uscire dalla profezia per riuscire a creare un rapporto con gli esseri umani, a questo punto perché Mosè toglierebbe il velo quando parla col popolo ebraico? È un problema, rimane un problema. Lo dico però perché le persone si spaventano. Che cos'è questo spavento? Che cos'è questa paura? In realtà si può interpretare in due modi la paura. Ne abbiamo parlato altre volte. Ci sono vari tipi di timore. C'è il timore, quello che viene chiamato irata vomemoto, timore della grandezza, timore dell'altezza, il timore reverenziale, e c'è la paura vera e propria, la paura che provo davanti a una persona, una persona che mi fa paura. Allora, l'interpretazione che ci viene naturale è dire che siamo davanti a timore reverenziale, siamo davanti al irata romano. La cosa strana è che Rashi non dà questa interpretazione. Dice che gli ebrei hanno veramente paura. Nel vedere Mosè hanno veramente paura. E Rashi dice una cosa diversa. Quello che dice Rashi è basato sul Midrash. Rashi dice, guarda quanto è grande il potere del peccato. Cosa fa Rashi? Fa un confronto. Il problema del popolo degli ebrei è che non riescono a sentire Mosè che parla con loro, devono allontanarsi, hanno problemi, deve chiamarli Mosè, eccetera, eccetera. Dice Rashi, gli ebrei hanno avuto un'esperienza un po' più forte di questa. Hanno sentito Dio parlare con loro. La prima rivelazione, quella sul Monte Sinai, quella delle prime tavole, Dio parla direttamente col popolo ebraico, eppure riescono a sentirlo con molto problemi, se è chiaro, perché lì ci sono problemi. Non voglio dire che non ci siano problemi, perché ci sono problemi anche lì ci sono dei problemi, perché anche lì c'è il timore, però ci riescono, almeno per i primi due comandamenti, riescono ad ascoltare Dio. Adesso non riescono ad ascoltare Mosè. La risposta è Rashi, sì. Nel frattempo c'è stato il vitello d'oro. Nel frattempo è cambiato qualcosa. Nel frattempo il popolo non è più lo stesso. Nel frattempo il popolo è quello che ha fatto il vitello d'oro. E quel popolo non riesce più a sopportare la grandezza spirituale, non di Dio, di Mosè non riesce neanche a sopportarlo. Perché il popolo è caduto. Il popolo è caduto, il popolo non è più il popolo che ha ricevuto la Torah, è un altro popolo. E quindi ha veramente paura perché si rende conto della propria inadeguatezza, si rende conto di essere caduto in basso, di non riuscire a sopportare la spiritualità. C'è qualcosa di simile, anche se è molto diverso, non siamo a quel livello, però c'è qualcosa di simile in un passo della Torah. È il passo in cui abbiamo la conclusione drammatica della storia di Yosef. Nella conclusione della storia di Yosef, quando Yosef, dopo che fatto quello che ha fatto, la vendita di Yosef diventa vicere d'Egitto, Yosef che non rivela ai fratelli di Est chi è lui, eccetera, eccetera, tutta la storia che succede,
a un certo punto Yosef non riesce a trattenersi, cosa che abbiamo detto, e si rivela ai fratelli e dice a mio Yosef, io sono Yosef. La reazione dei fratelli è lo yachlu la not oto, non riuscirono a rispondergli perché ebbero paura di lui. Attenzione, Yosef si rivela ai fratelli e dice immediatamente che è qui per fargli del bene, non per fargli del male, quindi non devono avere paura di lui da questo punto di vista. Loro sanno quello che hanno fatto. Loro sanno quello che hanno fatto e questa è la paura. Io so che cosa sono. Io posso fingere di non sapere cosa sono, ma io so che cosa sono. E questo fa paura e questo mi fa paura. In realtà sono io che ho paura. Ho paura di tutto quello che sono. Quello che rivela Yosef non è soltanto rivelare a se stesso, ma rivelare ai fratelli quello che hanno in qualche modo tenuto nascosto a se stessi per 20 anni. Quello che per 20 anni hanno tenuto nascosto a se stessi, in questo momento viene rivelato ai fratelli. E forse per la prima volta il popolo ebraico si rende veramente conto dell'abisso in cui sono caduti col vitello d'oro. E non se ne rendono conto con Mosè che fa la strage di quelli che hanno fatto, ma davanti alla grandezza spirituale. Improvvisamente si rendono conto che non riuscire a reggere quella grandezza spirituale. Si rendono conto che loro non sono più in grado di reggere quella grandezza spirituale. E questa è la rivelazione di se stessi terribile verso il popolo ebraico. E a questo punto Mosè li chiama a sé. Dice, in realtà, di nuovo, quello che abbiamo detto in questa lezione. Mosè gli dice, bisogna ricominciare da capo. C'è niente da fare, bisogna ricominciare da capo. La caduta c'è stata, quella caduta è enorme. E di quella caduta dovete rendervi conto. Attenzione, come Yosef, attenzione, Yosef non nasconde ai fratelli quello che hanno fatto. Però gli dice, basta, finito qui. Noi, io sono qui per farvi vivere, per farvi stare bene, eccetera, eccetera. Però voi dovete sapere quello che avete fatto. Dovete sapere quello che avete fatto. Voi dovete rendervene conto, non perché qualcuno vi voglia fare del male, non perché qualcuno voglia vendicarsi di voi, non perché qualcuno vi voglia punire, ma perché voi dovete rendervene conto. E se ne rendono conto nella maniera più straordinaria nel momento in cui semplicemente Yosef vi parla. Gli ebrei si rendono conto del vitello d'oro nel momento in cui vedono la faccia di Mosè che emana luce. In quel momento si rivendono del vitello d'oro. La rivelazione spirituale è una rivelazione che può essere insopportabile, che può essere qualcosa che non riusciamo a sopportare perché non ci riteniamo, perché non siamo. Sentiamo, in qualche modo noi sappiamo chi siamo. Questo è il problema, che noi comunque sappiamo chi siamo. Possiamo nascondercelo, abbiamo grandissime capacità di nascondercelo, però ci sono dei momenti in cui questa cosa viene rivelata e quei momenti sono momenti non semplici. C'è un famoso passo del Talmud che dice, che è Midrash, che dice che come avverrà il giudizio finale. Giudizio finale dell'uomo, giudizio universale, eccetera, eccetera, che Dio tirerà fuori il sole, letteralmente, il sole dal suo astuccio, di nuovo si parla di luce, il sole dal suo astuccio e i giusti si riscalderanno al sole e i malvagi verranno bruciati da quello stesso sole. E il Rav Eliyahu Dessler dice, come tutti i Midrashim va interpretato, e dice, attenzione, non sta parlando soltanto di riscaldamento e di bruciare, sta parlando di quella che è una delle funzioni fondamentali del sole, oltre che riscaldare e bruciare, il sole illumina. Che cos'è il sole che viene tirato fuori dal suo astuccio? Vuol dire che viene tirato fuori la verità, che viene rivelato tutto ciò che sei tu. Ti viene rivelato ciò che sei, che non l'hai mai saputo, che non hai mai saputo. E questo può riscaldarti, se ti va bene, o può bruciarti.
questo può riscaldare la buccia. No, è troppo. Lo so, questo è cosa. La luce può essere qualcosa che mi illumina e qualcosa che mi abbaglia. Può essere tutto quanto. Può essere tutte e due le cose. Ed è questa la, secondo me, straordinaria interpretazione di Rashi, che non dà l'interpretazione più ovvia, che è quella, il timore reverenziale. Altro che timore reverenziale, c'è paura. C'è paura vera. Perché la paura vera, il problema non è Mosè, il problema siamo noi. Il problema è il popolo, non è Mosè. Mosè è Mosè, il problema sono gli altri. Il problema, la paura viene da se stessi, da rendersi conto di cosa sia. E questa è la paura. E da qui viene fuori la paura. Attenzione, colpisce tutti. Tutti. Compresa Aaron, compresi tutti quanti, in realtà tutti vengono colpiti da questa paura. E poi però c'è l'atto di riavvicinamento. Però Mosè, così come Yosef, sono uomini, quindi anche loro non saranno fatti solo di luce, saranno fatti di meschinità, di errori e tutto questo. È una cosa che non ho mai capito, cioè, per esempio Mosè è un iracondo, no? Cioè viene descritto, parola di bella. Comunque è un uomo che spesso Comunque non importa in realtà. Yosef, attenzione, secondo me sono due cose diverse. Quando parliamo di Yosef, quando parliamo di Mosè, parliamo di Mosè. Cominciamo a parlare di Yosef. Yosef in realtà rivela ai fratelli quello che sono. Yosef rivela ai fratelli quello che sono. Yosef semplicemente parlando. Il fatto stesso che sia Yosef, non c'è bisogno di conoscere il livello spirituale di Yosef. Nel caso di Yosef, il fatto stesso che Yosef sia lì è una rivelazione. Che loro pensano molto giustamente per le sue colpe. Sì. Quello che non mi è chiaro è come può un essere umano nella Torah fare da intermediatore, nel senso che rimane un essere umano, quindi non è solo Mosè. Mosè è qualcosa di diverso. No, Mosè sicuramente ci sono. Allora, mi hanno appena letto la parasha di Hukat, la parasha di Hukat è la parasha del peccato di Mosè. Però, sicuramente c'è il peccato di Mosè, però sicuramente siamo davanti a un personaggio assolutamente straordinario. Quello che ci viene presentato qui è un personaggio straordinario. Quello che ci viene presentato qui è il peccato. Questo non toglie che anche il personaggio straordinario possa commettere degli errori. Rimane essere umano. Però il personaggio è straordinario. In questo momento quello che viene rivelato è la straordinaria. Dopodiché ci sarà anche altro, ma in questo momento quello che viene rivelato è la straordinarietà. In quel momento il popolo ebraico è davanti alla straordinarietà, non è davanti al personaggio, che può avere anche i suoi difetti, ma qui in questo momento viene rivelata la straordinarietà. È un personaggio assolutamente straordinario, assolutamente non paragonabile a nessuno. Questa è l'idea. Mosè non è paragonabile a nessun personaggio, neanche ai patriarchi, a nessuno. Nessun personaggio arriva di luce. Ripeto, questo non significa che smetta di essere un essere umano. Parasha di questa settimana, parasha di un Mosè molto umano, in realtà. Però le due cose non necessariamente si contraddicono. Mosè rimane è un personaggio assolutamente straordinario. Vorrei aggiungere un paio di cose. C'è una... Ok, vabbè, vi ho dato un'interpretazione anche da Ralbag su questa faccenda del velo. Vi porto un'interpretazione invece che danno la maggior parte dei commentatori, ve la porto da Abravanel. In realtà Abravanel dice sostanzialmente che ci sono tre momenti in questa, nella questione del velo. Il primo momento è il momento in cui Mosè parla con Dio. In quel caso, ovviamente il velo non può esserci, Mosè parla faccia a faccia, ovviamente. C'è un secondo momento, Mosè che parla col popolo, Mosè che insegna, che riporta
La parola è Dio. E anche in questo caso il velo non può esserci. Cioè il Mosè che deve portare la rivelazione divina, che deve insegnare, a Torah, in quel momento Mosè non deve avere il velo. C'è un terzo momento che è Mosè, che vive da essere umano, che vive la sua vita quotidiana. In quel momento il velo ci deve essere. Ci deve essere una differenza tra comunque la vita quotidiana e il momento alto della rivelazione. Quindi il velo rappresenterebbe il momento della vita quotidiana di Mosè, quella vita quotidiana che abbiamo vissuto in quel momento. Io vorrei aggiungere, credo che non casualmente questa parasha si conclude con questa, con Mosè che ha il carne oro, perché forse più, come abbiamo detto prima, che da una parte è necessario un rapporto molto più stretto con Dio dopo il peccato. Vi ricordate, l'abbiamo detto scorsa settimana, 2 settimane fa. D'altra parte è assolutamente necessario un rapporto molto più stretto col Maestro, e quindi l'intermediario fra Dio e l'uomo, fra Dio e il popolo ebraico è necessario. E quindi il ruolo di Mosè in realtà cresce nel momento dopo il vitello d'oro. Diminuirà a un certo punto, ma dopo il vitello d'oro il ruolo di Mosè deve diventare un ruolo preponderante, fondamentale. E quindi Mosè diventa un personaggio fuori dal comune. Un altro elemento. L'altro elemento è che è il patto. Il patto qui viene stabilito al piede dell'animale, sulla bocca di queste parole. La bocca di queste, sì, di queste parole anche, che deve può essere parola, ma ha detto che sia di queste cose. Il patto è quello della Torace Aperta. In realtà quello che verrebbe rivelato qui è che in realtà il patto può essere solo su quello. In realtà il patto fra Dio e il popolo ebraico può essere soltanto sulla tradizione morale. Perché? Perché la tradizione scritta è troppo vaga. La tradizione scritta, c'è un passo del Talmud che dice, di un eretico ebreo che dice, ah però non vi preoccupate, lì sta in un angolo, il becchiere in zavitta, chi vuole la vera prende. Ok? No, non è esattamente così. La Torah non è becchiere in zavitta, la Torah presuppone alcune cose. Presuppone un rapporto maestro-allievo, e qui viene sottolineato in maniera fortissima il rapporto maestro-allievo, ma cioè che toglie il velo quando fa il maestro, okay? Ma la tradizione orale è anche un'altra cosa, la tradizione orale è qualcosa che ti accompagna in tutti gli elementi, in tutti gli angoli, i lati, i perimetri e le aree della tua vita. Non c'è niente che è fuori dalla tradizione orale, tutto in qualche modo rientra nella tradizione orale. Se non si vuole un vitello d'oro, in realtà bisogna accompagnare il popolo in tutto questo, in qualcosa che in qualche modo riguardi tutta la sua vita e non alcuni elementi che sono, ripeto, interpretabili, falsificabili, eccetera, eccetera. Teniamo presente che la tradizione orale è ciò che caratterizza l'ebraismo e non la Torah scritta. Perché la Torah scritta? La Torah scritta viene in qualche modo presa anche dagli altri. La scritta patrimonio dell'umanità, si dice, ok, più o meno, è più o meno patrimonio dell'umanità,
ciò che è scritto in realtà è patrimonio dell'umanità. La tradizione orale non è patrimonio dell'umanità. La tradizione orale non è così semplicemente patrimonio dell'umanità. È vero, si può tradurre il Talmud, però non è così semplice. Non è così semplice, la tradizione orale mantiene elementi che sono molto tipicamente ebraici, che sono difficilissimi da percepire per chi è ebraico. Questo è su questo che viene stabilito il patto. Il patto viene stabilito su questo. E di nuovo è necessaria la figura di Mosè, è nuova necessaria la figura del maestro. Mosè è un altro elemento straordinario della tradizione ebraica, non viene chiamato Mosè il profeta. Mosè viene chiamato in un modo che non esiste nella Torah. Okay. Mosè nella Torah è il profeta per eccellenza. Mosè è il leader del popolo ebraico, potrebbe essere una specie di re. Mosè viene chiamato Mosè Rabbeinu. Mosè è il nostro. Rav. Okay. Mosè è il Rav, non è il... L'elemento fondamentale di Mosè non è neanche il profeta, neanche il più grande profeta, ma che è il Rav. Il Mosè è il Rav. E questa è la particolarità. Nessuno viene chiamato Rabbeinu. Nessuno. Nessuno. Nessun profeta viene chiamato Rabbeinu. Yeshaya è Navi. Ma Eliyahu è Navi. Ma tutti insegnano, ovviamente. Tutti insegnano. Tutti i profeti insegnano, ovviamente. Sono gente che insegna. Però non è... Questo è l'elemento fondamentale di Mosè e Rav. C'è bisogno in maniera enorme di un Rav. Quello di cui c'è bisogno è di un Rav. Questo è quello che viene rivelato alla fine della parasha. Volete uscire dal vitello d'oro? Avete bisogno di Mosè Rabbeinu. Avete bisogno di Mosè Rabbeinu. Ne avete un bisogno enorme di Mosè Rabbeinu. La crisi arriverà quando in realtà il rapporto tra Mosè e il popolo subisce una crisi. Momento di crisi fondamentale, che è la parasha della scorsa settimana, senza dubbio, è un momento in cui c'è una crisi nel rapporto tra Mosè e il popolo ebraico, in cui Mosè ha dei problemi a essere il maestro di quel popolo, ha dei problemi a essere, in quel momento Mosè ha dei problemi, tutte le ragioni per avere dei problemi, però è un problema per tutti quanti a quel punto. Volevo chiudere ritornando all'inizio della parasha. Questa parasha è una parasha molto particolare, ci abbiamo dedicato un po' di tempo. Su quante lezioni abbiamo fatto? Una decina l'avevo fatta, ok, ho regalato un po' di tempo. Una parasha particolare, perché è una parasha particolare? Perché è una parasha che si trova in mezzo. In mezzo a che cosa? Abbiamo prima la costruzione, l'ordine della costruzione del Mishkan. In mezzo abbiamo questa parasha in particolare, non questa parasha, perché anche in questa parasha c'è un po' di costruzione del Mishkan, il vitello d'oro, tutto ciò che viene dopo, tutto il diluvio che arriva dopo, e poi di nuovo abbiamo la costruzione del Mishkan. La prossima parasha di nuovo si parlerà di costruzione del Mishkan, questa volta è la costruzione pratica del Mishkan. Ora, tanto per cominciare, una domanda potrebbe essere su quest'ordine. Perché quest'ordine è necessario? Perché è necessaria in mezzo a tutto questo la crisi di vitello d'oro? Perché prima di costruire il Mishkan c'è bisogno della crisi di vitello d'oro? Ora potremmo dire perché succede, semplicemente perché c'è, non perché ce n'è bisogno, ma succede, le cose succedono. In realtà quella crisi poteva essere evitata. Poteva essere evitata, gli ebrei non so. Fanno il vitello perché Mosè ritarda ad arrivare, fanno male i calcoli.
bastava essere un po' più chiari sulla storia, sui tempi, bastava dire in maniera più chiara quando Mosè sarebbe tornato. Se Mosè non gli viene in mente di dirlo, Dio poteva dirlo, si poteva fare in modo, tutta questa cosa era evitabile, cioè gli equivoci sono evitabili, okay? Se veramente tutto basato su un equivoco, l'equivoco è evitabile. E la domanda è perché invece l'equivoco c'è e se l'equivoco invece è necessario. Forse l'equivoco era necessario. Perché abbiamo davanti un peccato, che sarà un peccato importantissimo, che ci portiamo dietro, eccetera, eccetera. Però il peccato ha una caratteristica, non viene fuori dal nulla, viene fuori da qualcosa che c'è all'interno del popolo. Ora, in alcuni casi è peggio che ci sia non venga fuori. In alcuni casi è peggio che il problema corri sotto la cenere e non venga fuori. Qui siamo davanti alla necessità di costruire il Mishkan. Ora, se il Mishkan viene costruito da persona in cui l'idolatria è il substrato, la domanda è che razza di Mishkan viene fuori. Forse è meglio farlo scoppiare il bubone. Forse è meglio che la cosa scoppi, in modo che le persone abbiano davanti il problema. E ce l'hanno davanti, ripeto, solo alla fine della parasha, neanche dopo il tutto. C'è bisogno che il popolo ebraico si renda conto di quello che c'è già in realtà, perché non niente nasce da niente, da qualcosa è nato tutto questo, e quindi è necessario che venga fuori. C'è un'altra cosa che ritorna, su cui torneremo, però voglio comunque accennare, ed è questa. Questa parasha comincia con lo Shabbat, continua parlando di Shabbat, e la parasha della parasha successiva comincia parlando di Shabbat. C'è una specie di fissazione sullo Shabbat. Okay. La domanda è perché ci sia questa fissazione. Ora, si possono dare moltissime risposte a questa domanda, e la prossima settimana ne darò un'altra completamente diversa. Però voglio dare una risposta che è molto legata in realtà alla questione di Tel. Che cos'è lo Shabbat rispetto a tutto il resto? Rispetto a tutto il resto della tradizione ebraica, rispetto alle feste, rispetto alla... Lo Shabbat, come sapete, è l'elemento essenziale su questo, credo che siamo tutti d'accordo, su questo non c'è discussione. Però c'è qualcosa di particolare nello Shabbat che non c'è in nessun altro aspetto della tradizione ebraica. Qual è la differenza fra Shabbat e le feste in generale? La non partecipazione dell'uomo. Attenzione, non partecipazione, poi vi dico cosa significa non partecipazione dell'uomo. Nel senso che lo Shabbat c'è indipendentemente dagli uomini. Lo Shabbat c'è. Fra 3 giorni Shabbat, che l'uomo lo voglia o no, è Shabbat. Non decide l'uomo che sia Shabbat. Lo Shabbat è kavua, lo Shabbat è fisso, è fissato, non c'è una possibilità di decidere quando è Shabbat. Non c'è nessuna possibilità di questo tipo. Attenzione, non è così per le feste. Tutte le feste, in realtà, vengono stabilite dall'uomo. Perché? Perché le feste vengono stabilite attraverso il calendario, e il calendario viene stabilito attraverso la visione della luna, attraverso i mesi aggiunti e tolti, attraverso tutto questo. Quindi se Pesach capita un certo giorno è perché un beddin ha deciso che Pesach capiti quel giorno lì. Se non capita. Diciamo che questo vale per tutte le feste, compreso Kippur. C'è un equivoco molto molto diffuso, secondo lui Kippur è la festa per eccellenza, ok? Questa festa per eccellenza si dà in genere anche una spiegazione molto colta e coltivata della faccenda che Kippur è la festa per eccellenza, perché Kippur è chiamato Shabbat Shabbaton, che viene tradotto impropriamente come sabato dei sabati,
e quindi è Shabbat Shabbaton, quindi è il sabato per eccellenza. Piccolo particolare, in questa parasha, parasha è chi ti sa, la Shabbat è chiamato tre volte Shabbat Shabbaton. Ok? Per tre volte Shabbat, non più pure, è chiamato Shabbat Shabbaton. Quindi questa faccenda qui è una bufala notevole che ci viene ogni volta ripetuta, ma non ha in realtà base, semplicemente hanno letto soltanto un passo grave, ma non si sono letti gli altri, tutto lì, sono dimenticati di leggere gli altri passo grave. Quindi non è vero. Sicuramente è importantissimo, però attenzione, a me tengo a sottolineare che Shabbat è più importante di più. Shabbat è più importante di più. Tu dipende dall'uomo. Noi stabiliamo Mekadeh, sulle feste noi diciamo Mekadesh Israel ve Azemanim, diciamo che Dio santifica Israel e le feste, i tempi. Israel e i tempi, perché in realtà Israel è fondamentale in questa cosa. Ora, attenzione, tutto questo è importantissimo, vorrei che fosse chiaro, il ruolo dell'uomo è importantissimo. Ne parleremo, continueremo a parlare, nel ruolo dell'uomo è assolutamente importantissimo. Nessuno vuole negare il ruolo dell'uomo, ricordo che la creazione si conclude con l'uomo che fa, ok? Lasciare sbagliare lo in lasso, però a patto che sia molto chiaro che l'uomo è Eved Hashem, che l'uomo è servo di Dio. Se non è chiaro questo, in realtà il ruolo dell'uomo diventa il vitello d'oro, ok? Se non è chiaro questo, il ruolo dell'uomo diventa il vitello d'oro. Lo Shabbat rappresenta questo, rappresenta il momento in cui si fa una cosa straordinaria, ci si ferma, questo vuol dire Shabbat, fermarsi. Quando è che dimostro che ho il dominio su qualcuno? Non quando gli impongo di fare una cosa, perché quando gli impongo di fare una cosa in realtà lui lo fa perché io gliel'ho detto, ma anche perché in qualche modo vuol farlo, comunque c'è lui stesso detto. Quando gli impongo di non farlo, quando io gli dico tu ti fermi, quando è che il generale ha il potere sul suo esercito, e quando gli può dire di fermarsi, okay? Cosa che non succedeva con Ariel Sharon. Sapete che la famosa decisione in cui si vinse la guerra del Kippur, quella del passaggio del canale di Suez, Sharon l'ha presa da solo. L'ha presa da solo, decise da solo. Vabbè, un generale come io ce l'ho sotto non è il massimo per un generale che vuol comandare. Perché non comandi, c'è persone che non li comandi, c'è persone che non riesce a comandare, ok? C'è persone che non riesce a comandare. E quando è che per un generale veramente conta? È quando riesce a dirti di fermarti. Quando riesce a dirti, no, tu stai fermo, non lo fai, nonostante pensi che sia la cosa giusta da fare, che sia la cosa fondamentale da fare, tu non lo fai. Perché? Perché lo dico io. Perché io dico che tu non lo fai. Shabbat è il momento in cui ti dico, tu non lo fai, in cui ti dico, tu smetti, in quel momento tu smetti. Se accetti il principio dello Shabbat non ci può essere vitello. Non ci può essere vitello. E quindi lo Shabbat è la premessa fondamentale per il vitello d'oro, anche se sai, anche lo Shabbat è anche tante altre cose. Però lo Shabbat è la premessa fondamentale per il vitello. Grazie. Questa è difficile. Bella. Dovrebbe farla se non l'hai già fatta.